Serie B, il campionato degli italiani. Un Pescara sempre più pazzo, in casa non riesce a fare risultato, poi va a Vercelli, rifila 4 gol, ritorna dunque l'entusiasmo tra i tifosi, un campionato di Serie B con tante luci, tante ombre, però si è arrivati a quota 20 in classifica, mancano 4 giornate al termine del giro d'andata, ancora possibile, una squadra che ancora non viene inquadrata bene a livello di proiezione in classifica. Ma parleremo ovviamente del rilancio dei giovani del Pescara, i Vitturini, i Selasi, i Da Silva, che hanno entusiasmato, e parleremo anche della prossima gara interna con l'Avellino, anche in questa giornata di festa. Buonasera dallo studio di Replay, andiamo a presentare gli ospiti di questo numero. Saluto l'agente FIFA Angelo Arquilla. Buonasera Angelo, ben ritrovato. Ciao Rico. Abbiamo il piacere di avere in studio un assessore del comune di Pescara, Giacomo Cuzzi. Buonasera. Ciao, assessore, buonasera, grazie per essere qui con noi. Ritroviamo con simpatia e con piacere Massimo Candeloro, un ciao, molto Enrico, noto dell'emittenza televisiva regionale. Buonasera. Grazie. Massimo. Ciao Enrico, qui alla buonasera. Mia sinistra un dirigente sportivo come Fausto Perletto, tifosissimo come sempre del Pescara. Buonasera. Grazie, Fausto. Buonasera. E poi al suo fianco il nostro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Salve, buonasera salve. Francesco. Salve. Proprio di viaggio, perché lui oggi ha affrontato un lunghissimo viaggio da Casale Monferrato, però non è venuto a Vercelli, chissà perché. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Sì, buonasera Enrico, subito i numeri per interagire con noi tramite sms 392 623 7060 oppure prenotandovi telefonicamente allo 085 930 020. I numeri li vedete in sovrimpressione. Lunedì 8 dicembre ricco di partite, si è completata la 17ª giornata di Serie B, oggi 0-0 tra Modena e Livorno con due espulsioni sul fronte Livorno, ma è finita senza gol. Vittoria invece del Vicenza sul Brescia per 2-0, reti di Moretti e Sbrissa, un gol per tempo. È finita in Serie A il primo dei due posticipi, Cagliari-Chievo 0-2, reti di Meggiorini e Paloschi nei primi 10 minuti di gioco. Da poco, pochissimo, è iniziato l'ultimo posticipo tra Verona e Sampdoria. In Serie A esonerato il tecnico del Cesena Bisoli, al suo posto dovrebbe toccare all'ex tecnico del Pescara Ballardini, ma non c'è ancora la comunicazione ufficiale. Per quanto riguarda invece il Pescara, sul notiziario leggiamo delle condizioni. Le possiamo dare dopo le notizie sul Pescara, ok? Certo, Andrea. Allora Enrico, ti dico che per quanto riguarda il Brescia, dopo questa sconfitta si parla di immediato futuro, intanto di un investitore che dovrebbe entrare e portare nuove liquidità, e con sé potrebbe portare questo investitore un nuovo direttore sportivo, Dolci o Sensibile, i papabili. Si riflette anche sul futuro di Ivo Iaconi dopo questa sconfitta. Due nomi per la possibile sostituzione in caso di esonero sono Firicano e Sottili, così riporta Tutto Mercato Web. A te. Ci hai dato tantissime notizie. Prima di andare dalla redazione di ForzaPescara.com, salutiamo tutti gli utenti che ci seguono ovviamente tramite questo portale, vorrei un commento a caldo su questa sconfitta di Zeman in casa. Massimo Candeloro. Ma mi pare che in casa non abbia mai vinto. No. Ecco, strano, campionato molto, vabbè, il personaggio è strano, le squadre sono molto particolari, soprattutto quando affrontano la massima categoria, però obiettivamente la sconfitta di stasera è la più difficile, perché non è il Cagliari che gioca, prende contropiede, ha un atteggiamento spavaldo e perde, è un Cagliari che non gioca. Quindi la cosa strana è che questa sera, certo, è un Cagliari umiliato letteralmente in casa dall'avversario, un avversario della sua caratura, per cui è enigmatica la prestazione, enigmatico a questo punto il campionato. Puzzi, può rischiare la panchina Zeman? Ma a me dispiace, perché io sono un fan di Zeman, della sua filosofia di gioco, quindi credo, concordo col fatto che
una sconfitta dove non ha espresso il miglior gioco, dove non si è visto il miglior Zeman, diciamo così. Io l'ho visto con la Fiorentina e sicuramente è stato un risultato bugiardo, perché poi la squadra aveva giocato bene, aveva espresso quel calcio che abbiamo visto anche a Pescara. Certo, la classifica adesso sta diventando preoccupante, no Angelo, per questo Cagliari? È vero questo, però io non credo che Zeman rischi la panchina. Anche Cagliari mi sembra che ci sia un progetto su Zeman. Zeman. E così mi meraviglia questo risultato del Chievo, una squadra che comunque era in netta difficoltà, anche se stava facendo risultati positivi, mi sembra, da tre giornate, due o tre. Però come diceva Massimo, in casa non ha mai vinto, ha reso di più in trasferta. Forse magari rende di più col contropiede, essere attaccata, perché poi dopo fa 3-3 col Napoli, insomma è zemaniana la squadra. Fausto, tu che sei rimasto innamorato, come tutti i pescaresi, del gioco di Zeman, ti dispiace per questi risultati? Ma mi dispiace perché sicuramente... almeno fino a qualche partita fa io ho avuto modo di vedere degli spezzoni, anche qualche partita si è visto un bel gioco. Ora probabilmente si deve essere rotto qualcosa che... Francesco? Beh, dire che mi dispiace è poco, e dire nulla di nuovo sul fronte difensivo nemmeno è tanto lontano dalla realtà. Due gol nei primi minuti, c'è qualcosa evidentemente che non funziona, però io mi auguro che il Cagliari resti in Serie A e che Zeman chiuda la stagione nel migliore dei modi. D'obbligo dunque l'apertura su questo risultato di qualche minuto fa. Adesso andiamo dalla redazione di ForzaPescara.com. Valerio De Carlis, tifosi che si sono un po' calmati questa vittoria di Vercelli o no? C'è un discorso che stanno affrontando anche adesso. Ti saluto Enrico, saluto i tuoi ospiti e tutti gli amici spettatori, i nostri utenti. C'è disquisito nel weekend che ha portato il... Abbiamo qualche problema sulla linea audio con Valerio De Carlis. Allora, torneremo dalla redazione di ForzaPescara.com tra qualche istante. Intanto, come diceva prima Andrea Costantini, ci sono stati due posticipi anche in Serie B, con il pareggio tra Modena e Livorno e tra la vittoria del Vicenza sul Brescia. Quindi questa è la classifica aggiornata quando mancano 4 giornate al termine del girone di andata. Il Vicenza ha fatto un bel balzo in classifica, si è portato a quota 23, a 2 punti dalla zona playoff. Ricordo il Vicenza di Pasquale Marino. Il Livorno sale a 26 punti, resta indietro invece il Brescia, il Modena passa a quota 22. Quindi il Vicenza si sta avvicinando alla zona playoff fissata a quota 25. Allora, oggi intanto per le ultimissime notizie, tra poco torneremo in regia da Andrea Costantini, si è rivisto Gaston Brugman, ha detto che sarà pronto a fine mese, invece ci sono delle notizie dall'infermeria. Andrea, quindi per quanto riguarda Grillo e Pesoli, che notizie abbiamo? Allora, guarda Enrico, sul fronte Grillo ci sono le preoccupazioni principali. Intanto lo staff medico del Pescara ha reso noto che per Grillo si tratta di una distorsione al ginocchio destro, lo leggiamo proprio sul notiziario del sito della Pescara Calcio, con sì, probabile interessamento dei legamenti. Domani il calciatore sarà a Villa Stewart dal professor Mariani, che peraltro lo ha già trattato 12 anni fa sempre allo stesso ginocchio. Per quanto riguarda Pesoli, abbiamo visto problema muscolare patito dopo circa 16 minuti del secondo tempo a Vercelli. Domani per lui ci sarà un controllo ecografico e un infortunio di portata chiaramente minore, ma comunque... Quindi questo di Grillo è un infortunio abbastanza serio? Certo, certo, perché c'è appunto l'interessamento dei legamenti, quindi potrebbe essere un'assenza molto molto lunga quella del terzino bianco. Va bene, facciamo ovviamente gli auguri al difensore del Pescara. Allora, rilancio e poker, siete d'accordo con questo titolo? Massimo Candeloro? Un po' sì, un po' no. Direi più un po' no che un po' sì. No, Chi è che si è agitato? Francesco? Beh, prima della trasmissione. No, lasciamolo parlare, Massimo. No, ma scherzavo con Francesco prima, ecco perché si agitava. Era per sorridere. Allora, perché sì e perché no? No, perché sì, perché il rilancio ci potrebbe essere qualora... Allora, il rilancio oggi ci potrebbe essere solo al verificarsi di di un punto fondamentale. Questa squadra deve cominciare ad avere continuità. Certo. Se dà continuità, allora possiamo parlare di rilancio. Se no, parliamo solo di poker, cioè di quello che è successo a Vercelli, e buonanotte. Perché se la squadra non impara oggi, quando siamo ormai a dicembre, a 4 giornate dal fine del girone di andata, ad avere una continuità di atteggiamento,
di gioco e di risultati non può essere quella sconcertante con il Lanciano e quella che poi va a vincere in casa della Pro Vercelli. Così non serve a niente. Sai a cosa serve, Enrico? A salvarti. Fai una salvezza tranquilla, ti metti l'animo in pace, però togliamo rilancio. Mettiamo poker, mettiamo... Sono d'accordo, però la squadra si è rilanciata a Vercelli, cioè ha avuto questa boccata d'ossigeno, in questo senso la parola rilancio. Poi il definitivo rilancio, come dici tu, si ottiene con una continuità. Io la parola rilancio la intendo nel momento in cui tu dai continuità e dimostri di avere le caratteristiche per rilanciare. Siete d'accordo, Assessore Cuzzi? Ma io sono d'accordo, spero che, come dice lui, poi il campionato di Serie B è un campionato difficile, lungo, e quindi ci vuole continuità, bisogna fare punti e spero che possa scattare nella mente dei giocatori quella molla che poi fa la differenza. Io penso che è una squadra con delle ottime individualità, sono rimasto sorpreso da alcuni elementi come Da Silva, che è uno che non dà punti di riferimento, Freddo davanti alla porta, che fa gol con una... Sono due partite, insomma, non è che possiamo... Però io credo... Il fenomeno, no? No, sicuramente, non va caricato di responsabilità, sicuramente, però io credo che è una squadra con delle buone individualità... Però un giocatore che entra in campo ha subito due gol, no? Ha fatto due gol in 20 minuti, non vogliamo... Due gol e che succede adesso? Niente, dice... Parliamo solo di Grillo, auguri a Grillo che si è infortunato e dei quattro gol. Parliamone pure, però voglio dire, dobbiamo parlare di... Dare il giusto risalto a Da Silva che ha fatto due gol. Melchiorre giocava in casa, ha preso gol e quindi ha cercato di immediatamente... Comunque, Da Silva è stata una delle note liete di questa giornata, no? Io penso che se Da Silva entrava e non faceva gol, anche se Pescara stava già vincendo 2-0 e magari proprio ti accorgevi fino a che domenica dov'era Da Silva? Beh, ha avuto anche un lungo infortunio. Che cazzarone di domande fai, Marco? Dov'era? Non lo so. Qui stiamo parlando della partita di ieri, di un momento particolare di Nesci, dov'era? Non lo so. Stava a spasso, si allenava, non giocava, che me ne frega. Poi che faccio il matto? Ma come fai a non fare il matto? Se ieri quello entrava e faceva schifo, sicuramente avremmo detto non si può contare nemmeno su Da Silva. Bravo, questa entrata ha fatto due gol e diamo risalto per qualche istante alla bravura di Da Silva. Sì, benissimo. Io non lo capisco, secondo me l'ho fatto apposta nella speranza che io mi incazzo e si accetta la decisione. Io lo faccio apposta a arrabbiarmi. Secondo me è un giocatore importante, come ce ne sono altri, però quello che volevo evidenziare è che è una squadra con delle ottime individualità che ha cambiato molto e io credo che se scatta nella mente dei giocatori la consapevolezza e la fiducia nei propri mezzi può essere un rilancio. Io credo che il giocatore importante lì davanti sia Melchiorri, che salva il risultato all'ultimo minuto. Ti ha salvato la classifica. Questo è un giocatore importante. E c'è stato un bel intuito prenderlo dal fallimento del Padova al costo zero. Questo lì è stato un bel colpo, molto interessante. È vero che aveva anche delle richieste in Serie A, abbiamo già spiegato una volta, lui era conteso, anzi richiesto molto dal Cagliari, è stata la fidanzata che vive nelle Marche, sì, lui è di Macerata, giocava nella non ti allontanare troppo, resta qui in zona, altrimenti non ti vedrò mai, quindi anche queste cose contano nel calcio. Invece tu, Fausto, mentre la regia ci può proporre delle immagini di Vercelli, ecco, che segnali hai avuto da questo poker, da questo 4-0 che forse in pochi si aspettavano, Ma Enrico, al di là del risultato del poker, che sicuramente a noi tifosi pescheresi fa piacere, al di là del risultato, non è una vittoria, normale, è una vittoria importante su un campo dove è difficile esprimere un gioco e vincere, e riportare punti a casa. Io vorrei scindere, diciamo, l'aspetto visivo da quello della numerica. Se andiamo a vedere, un po' di rilancio c'è, vado un po' controcorrente questa sera, no? Mi prendo questa posizione. Il Pescara nelle ultime 5 partite ha fatto 10 punti, tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Io dico che sono buoni punti, perché con un trend del genere si potrebbe anche fare una media della Serie A, no? Esatto. Due punti a partita, media della Serie A. Oggettivamente dobbiamo essere positivi, perché 10 punti in 5 partite sono tanti. Se le vai a vedere in classifica, se facessimo la classifica di queste ultime 5 partite, il Pescara sarebbe terzo, dietro al Vicenza che ha fatto 13 punti e la Ternana che ne ha fatti 11. Quindi c'è il rilancio, io appoggio il titolo, e c'è anche il poker perché è stato fatto. Ora, questa continuità giustamente ci deve essere già dalla prossima con l'Avellino. Le ultime 4 partite che chiudono il girone d'andata
devono dare la ricordiamo conferma. L'Avellino in casa, poi a Perugia, sì, con il Varese il 24 di dicembre, sì, e il 28 dicembre si chiuderanno le ostilità del giorno di andata a Livorno. Certamente sì. non sono... Ci sarebbe da analizzare anche le cinque partite di cui parla Fausto. No, ma io Massimo, che attenzione, bisognerebbe anche analizzarle quelle cinque partite, sì, lì. Certamente, eh, sì. Adesso le analizziamo più. Io facciamo un discorso. Ho scisso, diciamo, il mio ragionamento sull'aspetto numerico. E sotto l'aspetto numerico ci siamo. Ora, ripeto, con la continuità e... Prima hai detto l'aspetto visivo. Aspetto visivo. Tu so che mi stuzzichi su questa regola. No, tu l'hai detto. No, no, va bene, va benissimo, l'affrontiamo. Allora, abbiamo rubato un punto a Lanciano, meritava di vincere Lanciano in casa, con grande dolore di tutti, ma è così. D'altronde pareggiare con un bellissimo gol di Merchiori al 94esimo, sì, la dice lunga. Insomma, non diciamo adesso che il Pescara però è fortunato, perché ha perso in casa con lo Spezia all'ultimo secondo. Quindi la classifica alla fine rispecchia i valori, no, della squadra. La classifica finale, questo, sotto gli occhi di tutti, per tutte le squadre, tra torti arbitrali, tra favori arbitrali, perché è vero che a Vercelli il Pescara ha avuto una situazione positiva su un rigore che poteva essere dato, no? Però sì, in altre circostanze ci sono state decisioni negative. Quindi alla fine la classifica è quella che ti meriti. Ma certamente sì. Allora, quello che diceva Massimo, sono d'accordissimo, il Pescara ora deve dimostrare da quale parte della classifica deve stare. Hai detto. Perché è a 5 punti dall'ultima e a 5 punti dalla zona playoff. Ora tu mi stuzzichi sull'aspetto visivo, io ho un vulcano qui a fianco che già... Adesso approfitta adesso di volte... che stai zitto, se no non esprimi più il pensiero. Guarda, il Pescara è sproporzionato tra il davanti, diciamo, e il di dietro e la difesa, insomma, perché il di dietro, la difesa, il di dietro. Beh, perché, ma però ci sarà davanti, il mercato, ci sarà differenze... il mercato di gennaio che è prossimo, ma che sì, credo che loro qualcosa faranno. Lo spessore sul davanti, insomma, abbiamo veramente tantissima scelta. Quindi non c'è equilibrio tra i reparti. Beh, penso che sta crescendo anche Appel Pirei, stanno crescendo anche Pesoli, la difesa in generale sta crescendo. Sì. Io penso che questo è un gruppo fondamentalmente nuovo. Quindi ha bisogno di giocare, ha bisogno di prendere fiducia. La fiducia si prende anche attraverso i risultati. Arrivano un po' a fortuna, un po' con il gioco, un po' con i poker. Insomma, io vorrei guardare le cose positivamente. Scusate, una breve considerazione. Siamo tutti d'accordo sul fatto che Melchiorre è un giocatore di un'altra categoria. Sì. No, di un'altra categoria. Bravo, no? Da quanto, ok, va bene, perfetto. No, non ho ancora mai fatta la serie. No, 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 perché si dice un luogo comune, ma non piaceva neanche a me mentre lo dicevo. Appunto, diciamo che è un giocatore bravo, bravo, però ci ha fatto la differenza. Bravo. Ma che di un'altra categoria. Bene, da quante giornate gioca titolare? Quanto tempo ci non abbiamo? Non è mai titolare poi ancora. Insomma, okay. Come non è mai titolare? No. Melchiorri. Voglio dire, non è un titolare che è saltato le prime 5 partite. Sì, poi però è stato messo anche a partita iniziata. Dopo la quinta partita ha giocato sempre. Titolare, sì, di maniera, sì, sì, dalla quinta, sì, giornata in poi. Vabbè, allora, okay. Massimo vorrebbe andare a no, parlare. No, no, dimmi, perché non ci si è puntato dall'inizio, vuoi dire? No, perché stanno uscendo dei giocatori. Allora, a Vercelli ho visto una lista di giocatori bravi, che hanno giocato bene e che sono risultati migliori. Tu in sai campo. Che c'era una situazione di emergenza a Vercelli. Sì, ma dalla situazione di emergenza è poi uscita una situazione positiva. E sì, questo io mi preoccupa. Mi preoccupa questo. Cioè, non è uscire che dal cilindro, secondo te, no, la formazione. Sì, ma mi pare tanto una cosa come del tipo, cioè, sono in emergenza, guarda caso, mi accorgo che c'è Da Silva e quegli altri due o tre ragazzi, come si chiamano, Selasi e quell'altro. Selasi, poi viene Silva, fuori insomma, che Melchiorri, spesso e volentieri, ho sentito, perché la mia battuta di prima? Sì. Perché non ci ricordiamo che un mese e mezzo fa l'allenatore del Pescara diceva che Melchiorri era importante a partita iniziata. C'è stato un periodo che diceva anche che poteva dare quella, no? Invece oggi Massimo, viene scusa, no, non vorrei che ti confondessi con Pasquato, il discorso era relativo a Pasquato, che era utile in ma no, io, vabbè, poi su Pasquato possiamo aprire anche un capitolo su quello che è accaduto perché domenica. Perché è vero che Melchiorri non è stato impiegato dall'inizio, nel momento in cui poi si è affermato sul campo, gli è stata data, cioè, fiducia. E si è giocato grazie. Io non, modo mai, nuovo, non ho mai risparmiato le critiche. Però facciamo completare, forse voleva completare no, il pensiero. No, solo quindi... per dire che obiettivamente a me mi lascia un po' perplesso sia questa grande difficoltà nel trovare un atteggiamento tattico costante, nella scelta di una formazione e poi soprattutto viene fuori che le seconde linee adesso probabilmente, mi auguro, diventeranno le prime. Però mi vedo anche che le prime linee continuano ad avere difficoltà.
perché al di là di qualche prestazione, diciamo, positiva di Politano, al di là di, per esempio, cioè, poi mi fermo, sì, qui per la, dare la continuità la sta dimostrando soltanto il Carpi, perché anche il Frosinone, voglio dire, che comunque ci sta credendo per venire in Serie A. La partita persa in casa con la Ternana, anche noi nell'anno di Zeman, una o due cantonate la continuità non mi sembra un essere di questo campionato. No, però voglio dire, beh, non lo è proprio in Serie B, appunto, allora io vi lancio una provocazione. Ha parlato della difesa, vogliamo parlare del centrocampo anche con di sabato a Vercelli, appunto, forse Massimo vuole dire, se mi consente di esprimere il pensiero, perché credo che ci sia. Non lo so neanche io cosa voglio un dire. Un po' di prova. Io vorrei tanto. No, perché in effetti questa è una squadra pazza che ti fa la grande prestazione col Frosinone, cioè, poi ti delude. Allora, noi con abbiamo, il visto, abbiamo visto sia con, in Coppa Italia con il Sassuolo, Vitturini, sì, e l'abbiamo visto ancora in campionato. Sì. È stata una bellissima, cioè, realtà. Davide Vitturini, classe 97. Vediamo qualche immagine, Maurizio. Ma, il tecnico li ha visti bene tutti i giorni, questi giocatori. Cioè, questo è un fenomeno. Ora, vabbè, non esageriamo, non potete parlare così, non potete esagerare dopo due partite un ragazzino, di 16-17 anni, un fenomeno. Dai, allora, diamogli il tempo, facciamolo maturare, se no li bruciamo, diamogli il tempo di fare i calciatori. Sì, però se noi continuiamo in Italia a dire che bruciamo i giocatori di 18-19 anni, poi non ci lamentiamo del fatto che diventiamo un campionato sempre più mediocre. Dal Belgio, dalla Svizzera, siamo diversi, ma l'abbiamo capito tutti ormai da anni che siamo diversi, siamo molto mediocri, ve lo dico io. Posso legittimare? Ci sono delle pressioni diverse, c'è la pressione mediatica, delle televisioni, allora, televisioni private, giornali che non ci sono negli altri paesi. Ma teniamoli dentro le culle con Ciucciotti, poi però andiamo a giocare in Inghilterra dove a 18 anni ci fanno un mazzo così e noi a 23 stanno ancora col Ciucciotto. Perché forse sennò Aquila dopo dice facciamoli giocare, ma poi non ce l'ho Aquila, ma per la io dico per la mia esperienza. Lui ha detto un fenomeno. Basta dire, basta dire che è molto bravo, sì, in queste due partite il ragazzino ha dimostrato che è molto bravo, e mi verrebbe da dire, e mi verrebbe già da dire adesso che merita conferma. Ma vogliamo intanto dire che ha giocato due partite e ha dimostrato di essere maturo? Sì, se appunto, maturo lo è, allora se maturo lo è, se può giocare. Ti ho detto che merita la, giocare, no? Secondo me merita la conferma. Poi sono fatti di Baroni, che se vinciamo con l'Avellino e non fa giocare, proprio lo dico prima, no? E non fa giocare per esempio Vitturini. Beh, magari a questo punto considerate anche l'infortunio di Pesaro e Grillo. Se poi dice bravo Baroni, se perde o pareggia, Baroni si prende magari qualche critica di più. Questo è talmente, questo, cioè, è parte. Però come si fa, adesso facciamo un discorso semplice, come si fa a mandare in campo, non so, all'inizio del campionato, un Vitturini quando tu hai una rosa di titolari già di 28 giocatori? Allora non fai non lo fa una nessuno, rosa così ampia. Non lo fa nessuno. Oppure punti direttamente non sul lo gioco, fa nessuno, no? Non lo fa nessuno. Ma soprattutto in questo caso, io noi analizziamo il caso Pescara. Sì. Rosa di 28 giocatori, non puoi far esordire Vitturini. Allora, ma anche perché Vitturini giovani, forse non era così bravo all'inizio della stagione. E non fai una rosa maturato così 4 mesi con la primavera. No, Fausto? Per me va benissimo il tuo ragionamento, però va altrettanto bene il mio, perché lui da 17 partite, più tutto il precampionato, più tutto il ritiro, si signore li vede da un po', no? Quindi ecco, non è che a proposito di Da Silva, come diceva, no, io ci volevo mettere il carico, no, 30 scusami, secondi. Subito Maurizio da qui ci fa vedere questa nota di mercato, l'Inter guarda al futuro, occhi su Da Silva del Pescara, che poi è in coproprietà col Chievo. Cioè Da Silva non è un nome sconosciuto, con tutto il rispetto, come Vitturini. Da Silva lo scorso anno è stato il cannoniere della primavera del Chievo, che ha vinto lo scudetto, 20 gol, è già un giovane affermato a livello nazionale. Però non mi sembra che Mancini possa risolvere i problemi che ha con Da Silva. Qui in prospettiva, voglio dire, la valutazione di Guzzi è stata esatta, no? Interessante assolutamente, però da lì a dire che l'Inter in questo momento... Quindi per capirci, Fausto... No, io ci volevo mettere il carico, sì, perché insomma il partiamo Pescara... Partiamo con questo carico, che adesso andiamo pure dalla redazione di forzapescara.com. Prego, Pescara, dall'inizio del campionato, ha difficoltà lì davanti alla difesa, no? Un giocatore che riesce a essere di riferimento anche per gli stessi difensori che non sanno dove dare la palla, almeno per una bella parte di campionato. Sì, si è spostato, è andato. Mi viene il dubbio che Torreira, che è uno dei migliori giocatori, non del Pescara, del campionato primavera, del suo girone... magari fosse essere all'altezza. E perché dobbiamo arrivare alle emergenze per poi scoprire che un giocatore diventa Ma qui torniamo al discorso titolare precedente. Allora si fa una politica diversa, si punta sui giovani
Ma guarda che il presidente lo ha detto, nell'intervista post partita. No, parlo dell'inizio della stagione. Che non Pescara... vai a comporre una rosa di 28 giocatori. Non lo si può dire alla fine di una partita a Vercelli dove ne metti dentro 4, ti giocano bene tutti e 4 e uno ti fa una doppietta. Si dice a inizio anno e si dichiara apertamente, non fai una rosa di 28 persone. Assessore. Scusate, e soprattutto non inizi il campionato con Pesoli che nel primo mese di campionato era impresentabile. Meglio che faccio la premessa perché evidentemente non so parlare, quindi poi dall'altra parte non mi capiscono. Dovessi passare questa sera per uno che difende Baroni dimenticando quello che ho detto fino alla settimana scorsa, però c'è modo e modo di criticare, c'è modo e modo di difendere. Quello che dici tu è giustissimo, ma non lo fa nessuno. Mi dite chi lo fa? Ossia, è normale che un allenatore che avrà seguito certamente la primavera, o se non l'ha seguita, c'ha chi lo relaziona a dovere, nel momento di emergenza ricorre ai giovani. Perché? Attenzione, attenzione, adesso perché è andato bene, ma se andava male c'era l'attenuante perché eri in emergenza. E allora se tu inserisci i giovani, da che mondo è mondo, con qualunque allenatore, ed è una vita che tu stai nel mondo del calcio e lui ci sta oggi, e da che mondo è mondo, con qualunque allenatore parli, tutti ti dicono, a torto o a ragione, io non entro in questo discorso, che i giovani vanno inseriti gradatamente, non buttati allo sbaraglio e soprattutto quando le cose vanno bene. Perché in una squadra come il Pescara, concludo velocemente, in una squadra come il Pescara, che ha alti e bassi, che come hai detto tu, e lo vediamo, non ha continuità, che è capace di dare una bambola a Frosinone e poi fa pena, perché ha fatto pena con il Lanciano, inserisci dei giovani dove non c'è un meccanismo oliato. Il giovane sbanda, quanto più bravo vuole essere. Non dà la prestazione che tutti magari si aspettano. Io vi ricordo, parlo comunque di Serie A, che a 17 anni ha esordito Paolo Maldini e la carriera che ha fatto, Francesco Totti e la carriera che ha fatto, Verratti sappiamo dove sta. E allora? Per non parlare di Rivera, Mazzola, e giocavano quindi, tutti i titolari. Stiamo in Serie B, quindi diamo il tempo a un ragazzino di 16 anni, forse non c'ha neanche 17, credo, no? 17. Vittorino 97, sì. 17 anni. Diamogli il tempo, magari se no fra due anni non ne sentiamo più parlare perché è già un fenomeno. Ma perché qualcuno è che non gli dobbiamo dare il tempo, ma non ho capito, scusa. No, sto dicendo appunto che è occasionale quella cosa, perché come dice Enrico, la rosa non prevedeva Vittorini pronto per fare anche il campionato. Ma che significa? Tu puoi fare anche una rosa di 38 giocatori e poi nel corso della stagione. Non porta a nulla, perché siamo partiti dalle indicazioni che ha avuto Baroni all'inizio del campionato. Poi, come dicevi tu giustamente, quando mancano tutti si ricorre al settore giovanile e non si poteva all'inizio. Diciamo che forse ci si dovrebbe ricorrere anche quando non c'è una politica diversa. Io posso anche fare una rosa di 28 giocatori ed essere bravo a dare spazio a qualche giovane pur avendo 28 giocatori. Resta il fatto che questo allenatore deve dare adesso un minimo non solo di continuità di risultati, ma su questo siamo d'accordo. Dobbiamo cominciare a vedere la squadra che gioca a pallone in una maniera diversa. Perché i 4 gol... è cambiato il risultato del posticipo di Serie A? Ha segnato la Samp. Eder per la Sampdoria, peraltro c'è un doppio provvedimento perché oltre al calcio di rigore è stato espulso il difensore del Verona, Rafa Marquez, quindi Verona in 10 uomini, Sampdoria in vantaggio con il rigore di Eder. Enrico. Allora, non so se possiamo andare dalla redazione di ForzaPescara.com, Valerio De Carolis, che aria tira tra i tifosi? Si sono un po' tranquillizzati o no? Intanto ti saluto Enrico, sì, i tifosi soprattutto dopo la partita contro il Pro Vercelli si sono un po' divisi, ne parlavamo anche in radio con Luca Teseo, c'è chi critica, continua a criticare questo Pescara che nonostante il 4-0 secondo la loro opinione non è un punto importante, non sono tre punti importanti, si è sempre sulla stessa barca, invece c'è chi vede come... riporta anche il tuo titolo una sorta di un piccolo rilancio con questo poker. Poi c'è una domanda per lo studio, Enrico, da Sesto San Giovanni, che chiede se sia vera la notizia che Baroni abbia un premio di valorizzazione. Che senso un premio di valorizzazione? Ecco, ti chiede, domanda per gli ospiti, è vero che su Baroni abbiamo un premio di valorizzazione?
Cioè, un premio, un premio se conquista un determinato traguardo, un premio personale, vabbè. Queste sono condizioni contrattuali che non conosciamo. Qualcuno ha detto se arriva a fine campionato. In caso del genere, non ho capito la domanda, me la ripete alla Fantozzi. Sì, tu capita in un modo. Io non l'ho capita, però no, non voglio fare. Per esempio, quando arrivò, torniamo sempre al discorso Zeman gli dissero: vuoi un premio salvezza. Per i playoff, un premio per i salvezza? No, solo il premio per il primo posto. Sul contratto stabilì una cifra per arrivare al primo posto e l'ha preso. Primo. Quindi ci sono queste condizioni. Non le sappiamo queste condizioni, quindi non possiamo accontentare l'amico di Sesto San Giovanni. Comunque torniamo a questa vittoria di Vercelli. Sì, luci su Vitturini, su Selasi, su Da Silva, su questi giovani. Però crediamo che ci siano stati dei progressi un po' da parte di tutta la squadra, perché è vero che nella prima mezz'ora ha sofferto perché ha lasciato sfogare la Pro Vercelli. Poi, grazie al primo gol di Biarras, un bel gol, la squadra si è sciolta, finalmente ha giocato come sa giocare. Allora anche un problema mentale, assessore Guzzi? Tanto la squadra che fuori casa va sicuramente meglio, anche come rendimento di punti. Sì, ha fatto più punti fuori casa. Ma problema mentale... Perché a Pescara c'è troppa pressione allo stadio Adriatico? Non lo so, io credo che l'ho detto prima, che quando ci sono tanti giocatori nuovi... Però sono passati 4 mesi, 5 mesi dall'inizio, quindi il tempo adesso... Sono molto bravi, condivido la considerazione che abbiamo tanta roba in avanti e magari, diciamo così, dietro dobbiamo registrare qualcosa, anche in mezzo al campo, credo che è prossimo anche il rientro in squadra di Brugman. Che insomma sì, è uno sì. Che oggi ha ripreso ad allenarsi, ha detto sarò pronto a fine mese. È uno bravo pure lui. Beh. E credo che può portare un valore aggiunto. Credo che in questo campionato deve scattare la consapevolezza dei propri mezzi, di poter far bene. È ovvio che quando si innescano poi quei meccanismi... Massimo, c'è il campionato di Serie B che ci insegna che si decide tutto a marzo. Lo scorso anno, forse lo diceva Francesco prima della trasmissione. Durante la pubblicità ho detto non Pescara l'anno scorso volava. A Natale era terzo. Allora io direi che questo in particolare quando ha dovuto ci sta... soffrire per salvarsi. Infatti Massimo. La classifica credo che sarà stravolta... Nel senso che non sarà quella... Questo cioè, ci fa ben sperare o no? Questo ci fa... Oddio, ben sperare. Questo ci aiuta... Cioè, 10 punti nelle ultime 5 partite. Allora, è questo campionato qui, non la Serie B, ma questo campionato di B, ci sta aspettando. Perché comunque non c'è in questo momento... Una corazzata. Non c'è la corazzata. Sì, il Carpi sta facendo il classico campionato dell'outsider, però per esempio il Frosinone si ha difficoltà, il Bologna ti fa i due risultati utili, poi però inciampa. Diciamo che lo spazio e il tempo materiale per inserirsi c'è, ma lo puoi fare e lo devi fare nel momento in cui metti a posto dei meccanismi, chiarisci degli equivoci e cominci a dare due sembianze definitive alla squadra. Risultati... È gioco che deve essere... 10 punti, 5 partite, però rappresentano una media sicuramente buona, anche se non è stato costante il rendimento. Se, no? sarai capace di fare altri 10 punti nelle prossime 5 partite... Ti metti in zona playoff, Francesco. Bravo, ecco, in zona playoff. Ma ci abbiamo vinto una partita e quasi le parlo di... Come una partita? Ieri, avevamo pareggiato con Lanciani, ieri... No, ma non vedere... 10 punti in 5 partite, una vittoria. Ti sto dicendo che se fai altri 10 punti nelle prossime 5 partite vai in zona playoff. Esatto. Vai nel... Hai vinto a Brescia, hai battuto il Frosinone, sì, quindi nelle ultime 5 partite ha fatto 3 vittorie, non una vittoria. Sì, ma io ti stavo dicendo che nelle ultime 5 partite, come avete fatto notare, 10 punti, nemmeno me ne ero accorto, 10 punti sono tanti, non voglio dire tantissimo, ma sono tanti ed è, come detto tu, una buona media. Sì, però ne hai 20 attesa, globali, significa aspetta, che sei partito male. Esatto, in attesa... Bravo, allora uno potrebbe dirti, sei partito male perché era una squadra nuova, adesso al di là delle prestazioni altalenanti, perché venivamo, lunedì scorso eravamo un tantinello preoccupati dopo la partita con il Lanciano. Oggi si faceva un discorso oggi succedeva proprio il cataclismo. Quindi esatto, allora che cosa bisogna, credo, e il primo a saperlo è Baroni, aggiungere alle prossime 5 partite 10 punti, magari anche uno o due di più, ma va bene anche 10 punti come media, magari qualche prestazione più confortante, vabbè, ma anche qualche, se ne fai 11 o 12 è meglio, no? Intanto ne mancano 4 al termine del giro d'andata, così si avrà un quadro
alla fine del giro di boa si tirano le non facili, tra l'altro. Puoi fare 10 punti in 4 partite, no? Ne puoi vinci 3, ne pareggi 1, quindi hai fatto bene. Ma credo che tutti si aspettino qualche prestazione più confortante, qualche dare maggiore continuità, una difesa che si presenta Enrico, più solida. Il problema fondamentalmente, prima Enrico ha detto ha fatto una dichiarazione, diciamo così, di statistica pura. Il problema è che fondamentalmente tu, quando vai fuori casa, come a Vercelli, se riesci ad avere la fortuna nei primi 20-30 minuti di non prendere gol, tu in contropiede, col gioco che fa Baroni, quei 3 o 4 davanti che si alternano, il gol lo fai, e ti capita la partita come a Vercelli, che se quelli vanno in difficoltà gliene fai 2, gliene fai 3, anche la bravura, ma in casa col centrocampo che hai avuto anche a Vercelli, che devi costruire, devi macinare, ma cosa macini? Che uno va a 2 all'ora, uno fa i passaggi a 10 metri, allora speriamo che entra Brugman, intanto, e vediamo se riusciamo. Ma intanto parliamo anche di bravura, non solo di fortuna nella prima mezz'ora a Vercelli, no? Questo studio rappresenta un po' lo spaccato dell'ambiente sportivo pescarese, perché chi vede il bicchiere mezzo pieno, chi lo vede mezzo vuoto, però in effetti manca ottimismo per questa squadra. Cercheremo di capire il perché dopo la pubblicità. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare, è immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande punto alla croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ora 21:43 minuti, allora rientriamo da Andrea Costantini, se ci sono novità dal posticipo. Sì. Ci sono, Enrico, perché ora siamo al 41esimo, 4 minuti fa c'è stato il pareggio del Verona, 1-1, gol di Toni su un errore di Romero che non ha trattenuto un tiro che era tutto sommato abbordabile di Taxidis, quindi 1-1, ma ripetiamo, Verona sempre... Allora, avviso intanto Valerio De Carlo di preparare qualche post da Forza Pescara, intanto possiamo leggere i primi messaggi, Andrea, certo, che sono giunti qui in redazione. Allora, prego Maurizio Dagui di mandarli in onda. Carissimo Enrico, storico ma giovane giornalista, per avere come autorevole ospite Angelo Arquilla, ho avuto modo di conoscerlo ed è un grande intenditore, scrive Marco da Francavilla. Angelo, vogliamo ringraziare Marco... Sponsor questo, lo sponsor. Non lo so, sì, è un sì, amico peraltro, tuo questo. Sì. Enrico, ti aggiungo che ha posto anche degli interrogativi Marco da Francavilla, possiamo andare oltre con il prossimo messaggio, eccolo qui infatti, secondo Angelo Arquilla, qual è il futuro della squadra del Pescara? Grazie appunto da Marco, andiamo avanti. Domanda di grosse responsabilità. Grande Pescara. Però facciamo una cosa, rispondiamo altrimenti poi ce le dimentichiamo pure. Okay, Angelo, vuoi rispondere subito? Il futuro, innanzitutto io penso che staranno pensando a questo campionato, per quanto riguarda il futuro non credo che... No, futuro di questo campionato credo che si riferisse Marco. Potrebbero anche puntare, magari se fanno, se cresce questa voglia di fare bene e si trova un po' di continuità, io credo che ci si può tentare di arrivare ai playoff e puntare alla Serie A. Io credo in questo allenatore, contrario a qualcun altro che pensa che non è così. Credo che lui possa fare bene. Stai guardando Francesco? Non è così, me lo dice la classifica e me lo dicono le partite di 4 mesi e più di campionato. Certo che se le prossime 4 partite, il Pescara, io prima ho detto, magari fa 10 punti, oltretutto, ne vince 3, ne pareggia 1, ma comunque mi dà segnali incoraggianti, anche in casa, viene l'Avellino, giochi alla pari dell'Avellino, magari giochi anche meglio. Lo riprendiamo poi questo discorso sulle prospettive, rispondiamo poi intanto ai messaggi. Insomma, secondo Angelo si può puntare anche nel giorno di ritorno a qualcosa di più concreto. Se trovano questa continuità ci sono gli uomini giusti, dai. Poi Andrea? Grande Pescara a Vercelli, mi chiedo, 4 gol sabato, 3 a Brescia, 4 a Crotone, ma non è che in casa i giocatori hanno qualche complesso? Però penso che questo sia un argomento già affrontato, sì, non so se ci volete tornare in studio. Ok, andiamo avanti. Baroni ha ragione a dire che i giovani bravi vanno messi dentro, ma è anche vero che per vedere Vittorini si è dovuta sfasciare l'intera difesa. Ah, ora che non ci saranno neanche Pesoli e Grillo, chi gioca con l'Avellino? Massimo, secondo te chi gioca con l'Avellino? Vittorini può essere riconfermato? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ok, andiamo un altro. Ok, vediamo il prossimo. Sono contento per il Pescara, ma soprattutto per Baroni. Si è preso tutte quelle critiche senza mai sbottare. Un vero signore, spero continui a fare il risultato, se lo merita. Sempre Forza Pescara. In effetti è stato un tecnico che ha accettato tutte le critiche, no Fausto?
Vabbè, non è vero. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Non ha mai polemizzato, voglio dire. Nel passato anche recente dello scorso anno o di due anni fa, insomma, ci sono stati, o anche di anni fa, alcuni allenatori che, capito, stavano sempre con la puzza sotto al naso. In questo Baroni non è stato sempre corretto, ha rilasciato le interviste e non ha mai detto una parola, non ha mai fatto riferimento a tutte le critiche, giuste o non giuste, ricevute. Ma sembra che l'anno scorso quello col cappellino che ha 500 partite in Serie A e B. Quali erano le critiche non giuste, scusa? Quali erano le critiche non giuste? Giuste o ingiuste? Non lo so, io non entro nel merito. Mi sembra che Marino... mi sembra che gli davano fastidio le critiche, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, ha ragione il telespettatore. Fausto, ha ragione il telespettatore? Beh, io penso che il telespettatore abbia le giuste perplessità. Ora, è contento per Baroni che ha accettato tutte le critiche, non è perplesso. Ma io penso che sia anche un po' perplesso, come lo siamo un po' tutti. Se tu consideri la prossima partita con l'Avellino, per battere l'Avellino ci vorrà una squadra determinata che scende in campo sapendo quello che deve fare. Tu, Enrico, pensi che il Pescara sia in grado di affrontare in casa l'Avellino con determinazione, impostando il suo gioco? Ti rispondo lunedì prossimo. No, invece ti rispondo subito. Il problema non è tanto la determinazione, il problema è che devi fare gioco. Però e la partita la devi domande, fare. Assessore Cuzzi, quello che ha detto il telespettatore pure. Sul fatto che Baroni è stato molto criticato, se vogliamo anche giustamente, perché molte prestazioni sono state negative, però è rimasto sempre convinto che questa squadra poteva crescere. Ora sta crescendo a livello di risultati, deve avere continuità, come abbiamo detto un po' tutti, a livello di gioco. Beh, sicuramente le critiche, come dicevano prima, fanno tu sei contento per Baroni, sì. Ma io per Baroni, io sono contento per la per squadra. L'allenatore del Pescara, per l'allenatore del Pescara. Le critiche fanno parte del gioco, solo se stai a casa nessuno ti critica. Sono contento per il Pescara se riesce ad ottenere, a mettere dentro una serie di risultati positivi, perché poi questo campionato, come dicevano, ci aspetta e quindi ti permette con tre partite, con tre risultati utili, di stare davanti e di fare il salto di qualità. Io credo che anche i giocatori debbano dimostrare più carattere per vincere quelle partite decisive, come dicevamo con l'Avellino, dove ci vuole, oltre alla tecnica, ci vogliono gli attributi, uscire dal campo con la maglia sudata e aver dato tutto. Altri messaggi, Andrea? Sì, andiamo subito a leggerli e riprendiamo la nostra scia. Secondo Angelo Arquilla, che interventi andranno fatti nel mercato di riparazione per il Pescara? Tutte domande semplici, Angelo. Forza, sul mercato? È troppo complicato, ma no, è una squadra fatta bene, una squadra che è una rosa con ampia rosa, forse qualcosa in difesa, magari qualche correttivo in difesa, prendere qua. Ma io non credo che alla fine faranno un grosso mercato di riparazione, perché... Forse potrebbe essere sfoltita la rosa. Ecco, sfoltita e magari prendere qualcuno di esperienza lì dietro, che abbia un... Ecco, se Vitturini, forse il terzino, cioè, fino adesso hai parlato di Vitturini, adesso non va bene più Vitturini. No, te lo domando. Sì, va bene, io ti chiedevo se Vitturini ha lo stesso ruolo di Grillo, ha le stesse caratteristiche. Eccolo là, così mo mettono Vitturini dove non rende, e quindi, che poi questo è il male, no, discorsi prima il calcio. Vitturini è un terzino destro, deve giocare a destra. Balzano e Pucino però hanno giocato diversi ruoli, la fascia difensiva. Va bene, come dici tu. No. Andiamo a sentire un altro messaggio. Sì, allora, contento per la vittoria, ma gli infortuni ci perseguitano, la società interverrà? E qui il discorso che facevamo poc'anzi con Arquilla. Ok, vediamo un altro e poi ci fermiamo. Prossimo. Signor Rocchi, lo so che lei è tifoso oltre che bravo giornalista, il mio della scorsa settimana voleva essere un messaggio di spiritoso sfottò, ho molta simpatia per il Lanciano, ma lei se l'è presa, mi dispiace, accetta le mie scuse, grazie Ugo. No, ma Ugo, lei non si deve scusare, lei mi ricordo bene il messaggio che ci scrisse, perché chiedeva ovviamente se la radiocronaca che facciamo su Radio California era super partes. Io gli ho detto non può essere super partes perché è la radio ufficiale del Pescara ed è normale che si gioisce al gol di Melchiorri e non si gioisce al gol del vantaggio del Lanciano, ci mancherebbe, a parte che siete liberi di criticare in qualsiasi momento, quindi non me la sono presa affatto e le ribadisco il concetto che Radio California è la radio esclusiva delle partite del Pescara e quindi gioiamo ai gol della squadra biancoazzurra. Grazie comunque per questo ritorno del messaggio. Allora,
Torniamo invece da Valerio De Carris, forzapescara.com, leggiamo qualche commento perché lì sono più critici. Sì, esatto Enrico, si parla molto anche dell'episodio di Pasquato che a fine partita, nel momento della sostituzione, avesse criticato in qualche modo il mister, il tecnico Baroni, e molti lo danno già per una grande cessione, lo danno già via. Molti invece, c'è qualcuno che risponde ad esempio che le offerte possono venire solamente dalla Serie A per avere Pasquato. Il mercato non è che si fa sul portale, cioè sapranno i dirigenti, certo, le richieste, non è che partirà. Comunque vediamo questo episodio di Pasquato perché abbiamo le immagini. Che segnale è, Massimo, questo episodio di Pasquato? Ma io non gli darei tanta importanza. Qui il giocatore era nervoso, ha espresso un atteggiamento a mio avviso sbagliato, però se ne vedono tantissimi sì, di questi episodi. Sì, lo ridimensionerei francamente. Lo stesso Baroni lo ha ridimensionato. Lo ridimensionerei nel senso che a mio avviso, vedi, anche qui poi lui ha avuto quella reazione iniziale, però ecco, poi ha spronato i compagni. Io qui lo interpreto come un momento di nervosismo dovuto alla tensione. Francamente mi pare un po' esagerato. Vabbè, poi questo gruppo ha Natale, dimostrato ancora una volta che è molto molto legato all'allenatore Baroni. Sì? Il gruppo, a ogni gol si va a festeggiare vicino alla panchina, scene che non si vedono di solito. Ma no? Io direi forse ancora meglio, il gruppo si sta legando alla maglia. Perché sì. Sono troppi giocatori nuovi, d'altronde come si può pretendere che un giocatore arrivi e sì, sia già... 5 mesi l'abbiamo già detto sia prima. Già... Vabbè, ma ho capito. Di giocatori nuovi a dicembre. Ah sì, ma per amare... 25 luglio che stanno insieme tutti i giorni, eh. Allora, non è che ci si va una volta a settimana al sì. Torneo amatori, dalla mattina alla sera tutti i giorni. Ma lei mi insegna che, insomma, essendo un procuratore, che la prestazione di un giocatore... può essere 80, sì, 5 100 giorni, o 120. Non puoi dire che non hai fatto gruppo. Sì, però io voglio dire qualche che problema c'è dentro. Per diventare pescarese, anche oltre la maglia, e metterci veramente tutta la propria grinta. Quindi è una città particolare. Quindi no, è diverso, ci vuole anche del tempo, ci vuole anche qualche vittoria, sì, qualche ma per carità, creare un gruppo. Pescara ha avuto poco tempo per fare questo. Questo è un alibi che è sì. Giusto dare all'allenatore. Approfitto di questa tua riflessione per chiedere all'assessore Cuzzi, perché così come si forma una squadra di calcio, si forma anche una squadra a livello politico, no? Poi sì. No, che succede? No, io di politico. Ancora sai quello che chiedo. A Roma, per esempio, voglio si sono dire, tanti. Voglio dire, vabbè, Roma è un caso a parte. Si hanno le stesse difficoltà? C'è qualche analogia tra nel comporre una squadra a livello di amministrazione o di calcio? Beh, il concetto di gruppo è lo stesso, fa la differenza anche in politica. Decreti che si prendono lo stesso. In un'amministrazione. Sicuramente bisogna essere affiatati, bisogna remare tutti dalla stessa parte, ci vuole sacrificio, impegno. Logicamente è molto, molto simile. Ecco, tu sei un assessore molto giovane. Sì. L'assessore zemaniano applicò alla politica lo stesso concetto di Zeman al calcio. Andare in attacco. Andare in attacco, e poi lo slogan nuovo per queste festività qual è? Abbiamo fatto tanto con poco? Abbiamo fatto tanto con poco. Vedremo poi quale sarà tanto il risultato con poco. Sul vero, campo. Vero. Beh, speriamo buono. Allora, Andrea, novità dal... Allora, non ci sono novità in Serie A perché si è nell'intervallo, però ti voglio sottolineare un aspetto, sì. Perché si sta giocando il posticipo di Lega Pro tra Ancona e Lucchese, sì. La Lucchese allenata dall'ex allenatore del Pescara Giuseppe Nanu Calderisi, 1-1 il punteggio, siamo al quinto della ripresa, i gol sono stati segnati da due giocatori abruzzesi, per l'Ancona Tommaso Dorazio che è originario di Guardia Grele e per la Lucchese segnato Daniele Ferretti che è originario di Roseto degli Abruzzi, quindi l'Abruzzo domina in questa partita tra Ancona e Lucchese. A te. Valerio, allora qualche post particolare? Guarda Enrico, si sono scatenati soprattutto con il rientro in allenamento di Gaston Brugman, non sì. So se ne parliamo, credono tutti quanti i tifosi che Brugman possa essere la svolta per il centrocampo, sappiamo che non è diciamo molto amato Appelt, quindi preferiscono ovviamente secondo i nostri utenti Gaston Brugman. Certo, Brugman è un giocatore molto importante. A proposito di Appel, scusami Francesco, sì. Certo. A proposito di Appel, abbiamo ritagliato questi flash raccolti a Vercelli proprio con Appel che
ha sfilato anche il suo primo gol, e poi c'è Da Silva, autore di quella doppietta stilisticamente bellissima. Andiamo a sentire al microfono di Alfredo Giovannozzi. Doppietta da incorniciare questa. Venivo da un periodo difficile di infortunio, e quindi questa è la mia seconda partita della stagione, e sono riuscito a fare due gol e aiutare la squadra a portare a casa questa vittoria. Al momento del cambio cosa ti ha detto Pasquato? No, di entrare bene, di fare il mio meglio e di aiutare la squadra soprattutto. C'è una dedica speciale. La ragazza che mi è stata sempre vicina, e la ringrazio anche lei di sopportarmi in questi momenti. Mi alleno forte come tutti gli altri, e se il mister ha bisogno di me mi trovo pronto. L'avversario più difficile da affrontare oggi è stato l'inizio gara, la questione psicologica, visto che avevate questo peso, no, di dover fare il risultato a tutti i costi, oppure l'avversario? No, personalmente io non mi lascio trascorrere questo ambiente, perché cerco sempre di stare tranquillo e guardare la gara, no? Quindi per me è stato più difficile soffrire insieme con una squadra, perché l'altra squadra ha fatto un bel inizio di gara, pressando alto tutto, quindi abbiamo fatto bene di soffrire insieme. Il ritiro vi ha aiutato a trovare maggiore concentrazione? Sono efficaci questi ritiri, diciamolo francamente. Sì. Non vorrei metterti in difficoltà, il tuo sorriso trasare qualcosa. Sì, è stato buono da una parte, l'altra non stare lontano una settimana della famiglia e tutto è un po' difficile. Però a rispetto alla squadra sì, stiamo insieme, lavorando tutti i giorni, sempre buono lavorare. Adesso ci vuole continuità. Sì, certo, certo, sempre cercando di migliorare sempre. Beh, una settimana lunga, Angelo, Enrico, non è stato un ritiro Enrico, punitivo. Mi senti? Sì, che è successo? Sì, no, un aggiornamento, visto che è uno sport molto comunque seguito a Pescara. In campo il Pescara Calcio a 5 questa sera, sì, a Latina, nel posticipo, il Pescara sta vincendo 3-2 sul campo della Rapido Latina, con doppietta di Canale, un gol di Rogerio, doppietta di Baccaro per Latina. È una gara importante perché con i tre punti Pescara avrebbe le porte spalancate verso la Final Eight Coppa Italia, che anche quest'anno ospita. Grazie Andrea. Allora Angelo, dicevamo, Apple... Credo che ci sia stato un ritiro punitivo. No, perché c'era la partita di Coppa Italia. Era inutile ritornare, era inutile ritornare su Pescara. Infatti era più uno strazio di viaggio, di pullman, di storie... Ah, vabbè, è un falso problema questo. Sì, da Reggio Emilia qua era difficile tornare. Se mercoledì poi c'era ripartire il giovedì. E poi ripartivi. Giovedì il giorno. Ma hanno fatto bene. Hanno partivi fatto il venerdì bene. Perché non sei giocato sabato. Hanno fatto bene, dai. Hanno fatto bene. Comunque, Apple Pires, giocatore che è stato molto criticato qui a Pescara, ti piace Massimo? Ancora oggi viene criticato, anche la prestazione di Vercelli è stata comunque oggetto di, diciamo, dibattito, cioè è un giocatore che crea dibattito nella tifoseria. Fondamentalmente la gran parte dei tifosi oggi non apprezza questo fatto che lui è troppo semplice, troppo lento, poco propositivo, poco furbo. Però sembra una pedina inamovibile, non lo scacchiere di baroni. Ecco, questo andrebbe interpretato il perché. Bisognerebbe chiederlo a lui. Nel senso che oggi fondamentalmente sì, paradossalmente il giocatore più criticato di un reparto che secondo me oggi è debole, e diventa la pedina insostituibile. Però a questo punto aspettiamo anche di vederlo all'opera con Brugman, e vediamo anche se sarà colui che andrà a cedere il posto a Brugman. Però ecco, velocissimamente, Da Silva, 30 secondi di intervista, quello sarebbe il ragazzino giovane, inesperto, che non è in grado di fare 90 minuti in campo, quello lì si mangia pure, cioè, quello è pronto, quello deve giocare, punto. È d'accordo Guzzi? Concordo, io l'ho detto all'inizio della trasmissione. Secondo me è un giocatore importante, può fare bene, insomma. Comunque farà molta strada. Penso che Apple Pires stia prendendo un po' di sicurezza. Si sta muovendo con più tranquillità, probabilmente meno ansioso. Ma Da Silva non lo scopriamo adesso, è un talento. È stato capocannoniere col Chievo l'anno scorso nel campionato primavera. Io seguo qualche partita del Pescara primavera. È chiaro che ci sa fare. Poi è chiaro che, se torniamo al discorso di prima, l'allenatore deve quindi prendersi una scommessa. Bisogna cedere qualche Ma non è che possono giocare tutte e 30 insieme, questa è la regola che giocano in 11. Politano. Non è facile. Ricordiamo intanto che Maniero e Melchiori hanno firmato 8 gol ciascuno.
Chi? Melchiori? Melchiori e Maniero hanno 8 gol ciascuno. Quindi può essere l'alternativa a Melchiori e Maniero. E non sono pochi, eh? Non sono pochi. Cioè, con una coppia davanti da 16 gol, questa squadra poteva avere 10 punti in più, eh? No, però tornando al discorso di Da Silva, è difficile che possa rubare il posto a un Maniero o Melchiori. Può essere inserito nel corso della gara, non lo so, lo chiedo a voi. Oppure lo buttereste subito? Io penso che l'abbondanza, no? Sia un vantaggio per il tecnico, gioca, ma abbondanza di risorse, so, da poter anche vedere mettere. Come vuole giocare adesso, cioè se vuole, come si vuole schierare con l'Avellino, per esempio, ripropone il 4-4-2, i due davanti chi sono? Maniero, cioè, e Melchiori. Come? Maniero e Melchiori. Perché? Oh Gesù. Le faccio una domanda molto ingenua, perché? Perché sono i più bravi e hanno fatto 16 gol in tutto, l'ha detto adesso. Certo. Perché uno più bravo dell'altro. In maniera perché, credo ci sia perché, un problema di contratto. Prego? Contratto, chi se ne frega del contratto? Ma glielo faranno, glielo, non è un problema. C'è stata qualche qualche partita quest'anno in cui Maniero è partito dalla panchina. Non mi pare che sia successo il finimondo. Capito. Io credo che no, esprimi il pensiero, non è che io sono d'accordo con te, Francesco, ma anche Massimo. No, ma la coppia titolare, che sia Maniero Melchiori, non c'è ombra di dubbio. Parlando... Oggi c'è un ragazzo che ha fatto due gol, ha fatto un partitone, mi sembra che sia pronto per giocare, ti sto facendo soltanto una provocazione. Esatto, chi l'ha detto che la coppia di sabato sarà Maniero Melchiori? L'hai detto tu, non credo che l'abbia detto Giabaroni. Io mi auguro che sia formata da Maniero Melchiori. E io mi auguro che sia da Silvia Melchiori. Ho capito, vabbè, tanto tu sei uno dei tanti che se potesse metterebbe veramente, non in panchina, ma dentro a uno stanzino Maniero. Io ti dico che Maniero ha tirato la carretta l'anno scorso, è arrivato un presuntuoso, punito poi dai risultati. Chi è il presuntuoso, scusa? Chi è? Non mi ricordo il nome. È arrivato uno che mi... Cosmi. Vedi un po' tu che mise Maniero fuori subito Sforzini, perché poi la fortuna aiuta anche quelli che forse non se la meritano, fa gol Sforzini, poi quando ne fece Sforzini di gol? Maniero sono 2 anni che fa gol, l'anno scorso se non c'erano i gol di Maniero nel momento peggiore del Pescara io non so che succedeva e quest'anno tu hai questa idea, Massimo, un'altra. No, ma non è questione di idee, qua c'è parla di numeri, parlare di idee, chiedo scusa se dobbiamo parlare di scelte bene, se dobbiamo non perdona, tra virgolette, non ti permetto di dirmi che io sono quello che voglio vedere Maniero fuori, ma no, Maniero, detto... perché Maniero mi è simpatico, fa gol, è bravo, ti sto soltanto dicendo, è una provocazione, sì, questo capito. Ragazzo sta giocando ma bene. Questo ragazzo adesso andrà in panchina. Quando arriva poi l'ora che bisogna avere gli attributi per farlo giocare, ecco qua, l'abbiamo già rimesso in panchina. E sei già in panchina sabato. Come la vedete, Angelo e l'assessore Maniero Melchiori? Credo che sia la coppia giusta al momento. Da Silva, naturalmente, piano piano potrà far parte di questa. Di questa squadra. Poi inizio la trasmissione, se non dicevo io parliamo di Da Silva, qua sembrava che Da Silva non ha fatto nulla. Intanto abbiamo deciso che è 4-4-2 sabato. Che ne so io? Noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, tanto è Baroni che decide. Assessore Cuzzi. Non lo so, io quelli bravi li farei giocare sempre. Stabilire chi sono i bravi a questo punto. Li farei giocare tutte e tre. Tutte e tre. Fausto? Ma io li farei giocare tutte e 27-28. Bravo. Andiamo in pubblicità, poi entreremo in Pescara Avellino. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau.
è un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Concessionaria Iveco, Adria Car, ti invita a provare il Truck of the Year 2013. Scopri il nuovo Iveco Stralis Highway da Adria Car, concessionaria Iveco. Info su www.adriacar.it. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Allora, 19 minuti alla fine, Andrea Costantini e Valerio De Carlis sono pronti con messaggi che stanno arrivando. Andrea, partiamo da te. Allora, intanto è finale a Latina per il calcio a 5, il Pescara ha battuto la Rapido Latina 4-2, tripletta di Canale, gol di Rogerio, quindi Pescara ufficialmente alle Final Eight di Coppa Italia. Complimenti. Complimenti. Poi c'è un'indiscrezione di mercato, Enrico, che abbiamo pescato sul web, siccome si parlava prima di difesa, di infortuni, c'è questa voce che accosterebbe l'ex biancazzurro Raffaele Schiavi al Pescara, sarebbe un ritorno. Su Schiavi ci sono a quanto pare anche Catania e Perugia, quest'anno ha giocato solo 7 partite su 17, ha un quadriennale con il Frosinone, ma se dovesse continuare a giocare così poco potrebbe lasciare Frosinone e chissà, potrebbe tornare Angelo, a come le interpreti questa notizia di ritorno. Tutto mercato? È un ritorno che ci può stare, che poi in difesa è un difensore, è quello che serve, lo scorso anno. È quello che serve. Quindi invece Valerio?
Federico, allora sulla questione Brugman vi leggo un commento molto sarcastico di Vittorio MI che dice: bentornato al vice Appelt. Lo zoom magari per leggerlo anche meglio. Zanni invece ci dice che oggi è andato a vedere l'allenamento e ha visto che di una squadra più convinta delle proprie potenzialità, ha notato più grinta e voglia di far bene, speriamo che la mettano in campo. Poi c'è una riflessione su Bunozza, se può interessare Enrico, sì. Dice che da quello che fa vedere negli allenamenti e lo scampolo di partita di sabato ha messo in evidenza buoni numeri sia come centrale che come esterno, sa comandare la difesa e certamente non gli mancano l'esperienza. L'unico dubbio che mi viene è per la sua statura, ottimo colpitore di testa, scusate, ma potrebbe avere difficoltà con i brevi lini e poi in effetti di schiavi. Noi non abbiamo parlato di Bunozza che ha esordito a Vercelli, fisico possente massimo, quindi può essere anche lui una buona alternativa, sì, no? Anche ecco lì aspettiamo un pochino, no? No, nel senso, se stiamo... stai ridendo? Io no. Vabbè, stavi sorridendo perché si aspetta sempre, no? No, nel senso, visto e considerato che ci sono due giocatori che sono letteralmente esplosi, giovani, diamo spazio intanto a loro a questo punto, no? Va bene, Andrea, gli ultimi messaggi, andiamo, facciamo vedere 3-4 così. Messaggi... così concludiamo anche. Allora, Baroni allenatore impaurito, questa è la realtà dei fatti, 65 minuti a partita a difesa della nostra area di rigore, il nulla totale, basta difendere l'indifendibile, PS grave cedere Pasquato a gennaio, buona serata. Questo è un po' severo, un po'... Sì, sì, beh, questa è la realtà, se vogliamo, in parte di quello che è il Pescara, sì, eccetto qualche basta partita. Difendere l'indifendibile, però... va bene, se un tifoso non ha fiducia in Baroni, anche perché, ripeto, attenzione, è vero le ultime 5 partite, 10 punti, però è stata un'altalenanza di gioco, di non gioco, di risultati, di problemi, di non problemi, quello si fa male, quell'altro non si fa male, e quindi è una squadra che ha sollevato tanti dubbi, certo. E quindi c'è chi non si accontenta nemmeno, e può avere le sue ragioni, che tu vinci 4-0 a Vercelli. Pasquato, le voci parlano, magari saranno tutte voci fuori, completamente inventate, però le voci che arrivano da più parti, anche da lontano, che Pasquato ha chiesto lui, o comunque lui vuole andare via, quindi non è la società che ha detto Pasquato è sul mercato. Comunque sul portale si leggono ogni giorno tantissime cose, la maggior parte sono cose estremamente interessanti. Alcune sono simpaticissime. Ad esempio su Appel uno ha scritto una cosa fantastica. Dice: ma no, al posto di Appel non possiamo mettere, ci poteva mettere una seggio. Una cosa fantastica. Cioè, come ci ha fatto a pensamento. Allora, gli ultimi messaggi, Andrea? Gli ultimi due. Ciao Enrico, ho saputo che tra il primo e il secondo tempo hanno innaffiato la metà campo del Pescara per svantaggiare il Pescara, ma è corretto? I commissari di gara, grazie Maurizio. Ti leggo anche l'ultimo e chiudiamo. Sì. Beh, non è corretto comunque. Secondo Angelo Arquilla, Baroni è uno che farà carriera a te. Intanto raddoppio della Sampdoria con Stefano Okaka. In questo momento, 12° della ripresa, Verona 1, Samp 2, Okaka. A te. Angelo Arquilla, Baroni è uno che farà carriera? Beh, a Lanciano ha fatto molto bene. Adesso magari qui a Pescara ha trovato qualche problema anche sotto l'aspetto di una squadra, magari anche di una rosa abbastanza importante, anche folta, con una pressione diversa mediatica. Quindi secondo me, insomma... Massimo? A Lanciano hanno fatto tutti bene però, attenzione. Sì, è vero. Cioè, non dimentichiamoci che cosa è accaduto a Lanciano negli ultimi 5 o 6 anni, ci sono stati tutti allenatori che ci sono andati, hanno fatto bene, poi c'è qualcuno che è riuscito a dare continuità, come per esempio Camplone, c'è qualcuno che invece oggi è alla prova del 9, aspettiamo e vediamo che succede. Anche D'Aversa sta facendo bene. Certo, molto bene. Angelo, quindi farà carriera o no? Ci hai fatto la storia secondo di Baroni? Sì, dai, secondo me sì. Secondo te Massimo? Giusto, dai. Secondo me può far bene, non carriera. Ma deve cambiare atteggiamento in campo. Ma poi fare risultato...
deve cambiare l'atteggiamento in campo. Cambiare la squadra, l'atteggiamento alla squadra. No, deve cambiare l'atteggiamento in campo. In campo, sì, certo, la squadra che sta giocando oggi, quest'anno, non è una squadra che può. Ma non è una squadra che ti può far carriera, Angelo. Cioè, la gente che ti vede che sei un allenatore che ha paura, che ha problemi, che ha timore. Oggi, quindi puoi far bene, ma devi migliorare. Ci sono grandi allenatori che sono dei difensivisti e fanno dei grandi. Sì, però fanno male all'avversario quando attaccano. Cioè, questo è un po'. Valerio De Carolis. Enrico, forzapescala.com, sì. Volevo solo leggerti questa piccola nota sul nostro sito. Zanni, che oggi è andato, un nostro utente che è andato a vedere l'allenamento, ha visto Pasquato seduto sulla staccionata a vedere i compagni che si allenavano. Vabbè, quindi pure che era faticato, adesso non creiamo casi su casi. No, però ce lo fanno sottolineare. Assessore Cuzzi, su Baroni in prospettiva. Io glielo auguro, se farà bene a Pescara sicuramente. Oh, questa partita con l'Avellino, che è la quart'ultima del girone di andata, arriva in un momento delicato soprattutto per l'Avellino, che ha perso in casa, però a prescindere adesso dal nome dell'avversario, da quello che ha fatto la settimana precedente, è l'avversario giusto per un riscatto casalingo, perché il Pescara all'Adriatico nelle ultime settimane, a prescindere dalla gara, a parte della gara col Frosinone, non ha reso al meglio. Quindi che gara ti aspetti, Fausto? Ma io mi aspetto una bella gara, una scala, come dicevo poc'anzi, una partita con giocatori determinati, diciamo istruiti. Perché anche queste quattro gare, prima diciamo con Francesco, partita, possono veramente farci decollare in classifica. Sì, se ma Enrico, se no? I risultati del Pescara sono venuti in maggior parte fuori casa, un motivo, cioè perché la squadra del Pescara è una squadra attendista che aspetta nella propria metà campo la squadra avversaria e poi in contropiede, se non ha preso gol, vince. Allora, in casa non puoi fare questa partita, perché l'hai persa prima di entrare in campo. Ma deve avere, in casa devi bisogna avere le risorse tecniche, deve avere le qualità, deve avere forza tecnica e soprattutto rientra per imporre il gioco, per fare tu la partita. Speriamo, Francesco, che Pescara riesca ad averle. Per un po', mi verrebbe da dire, mi andrebbe bene vincere 1-0 dopo una partita brutta, giocata così, e però se ci penso oggi Pescara, fare quale campionato poi, scusami, però che cazzarole di domande fai, toglierei pure la rola e ci lascerei il resto. Massimo, quale campionato? Intanto se vinco con l'Avellino abbiamo 20 punti, vado a 23, come sarebbe che campionato? Perché se facciamo una grande partita e ti succede come con Trapani e Pareggi, vuoi fare il campionato dove ti vai a prendere altri tre punticini, poi aspetti la prossima settimana, oppure no. Stiamo parlando di rilancio, allora, non ho Massimo, capito che cosa dobbiamo infatti, fare, quello ti sto dicendo, cosa dobbiamo mi verrebbe fare? Da vogliamo dire tra dicembre e gennaio capire che cosa dobbiamo fare di questa stagione o no? Quando lo vogliamo capire? Allora, quello io ti stavo dicendo, mi verrebbe da dire, però dopo devi avere la forza per fare un altro tipo di partita, l'hai detto pure tu prima, che te ne scordi quello che hai detto, però devi avere chiedendo. Forza. Abbiamo centrocampisti in grado di fare gioco? È una squadra no. Questa? E allora? Se la secondo squadra, me no. E allora mi auguro come prima cosa di vincere. Poi magari qualche piccolo miglioramento nel gioco, ma nella continuità. Ma perché non c'è ottimismo intorno a questa squadra, assessore Cuzzi? Nell'ambiente, un po' in tutte le varie componenti del mondo calcio Pescara. Ma non lo so, io penso che il rilancio di cui parlavamo all'inizio trasmissione passa per un'affermazione casalinga, quindi contro l'Avellino. Poi cosa sarà della stagione, quale campionato dovrà fare Pescara, lo diranno le partite che riusciamo, insomma, che riusciamo a imporci sugli avversari. Non è che lo dobbiamo stabilire noi questa sera qui. No, a parte io penso il pessimismo, ottimismo, ma io penso non che c'è più simpatia, non c'è Enrico, più... però ti posso dire una cosa, scusami, sì, assessore. Sì. Allora, l'ottimismo o il pessimismo? Un attimo, chiede la linea Andrea, sì. Enrico, sì, contropiede della Sampdoria, terzo gol, assist di Eder e gol di Gabbiadini, Verona Samp 1-3 ad Ancona, invece 2-2 tra Ancona e Lucchese. Sì. Da cosa nasce l'ottimismo? Nasce da una serie di fattori, di alchimie che possono essere anche un pazzo che sta lì in tribuna, lo vedo con... Non lo so, cioè, sembra una turbante. Però
nasce da queste alchimie, da queste situazioni. Beh, Massimo, che poi Massimo, sono... io sì. Qualche giorno fa per radio ho sentito, non so se voi avete sentito per radio, una trasmissione, lo scherzo telefonico che ha fatto Okaka verso sì. Sirisa Mihajlovic. Sì. Cioè, hai capito che allenatore è Mihajlovic? Cioè, è un allenatore pazzesco, ha un temperamento pazzesco. Quando arrivano i risultati, perché non credo che se la Sampdoria era penultima in classifica, che chiamava Mihajlovic e faceva uno scherzo. No, io voglio dire un'altra cosa. Io ho percepito un allenatore pazzesco, cioè un allenatore che c'ha veramente le palle. Con tutto il rispetto per l'amore di Dio per sé. Scusami, cioè, i giocatori lo temono sul serio. Questo ambiente è depresso perché Baroni ha questo carattere un po' serioso, no? Ma non si tratta di essere seriosi, l'allenatore deve essere la guida per i propri calciatori, i giocatori lo devono stimare, i giocatori devono trovare motivazione verso il tecnico per vincere anche per lui. La squadra ce l'ha questo tipo di caratteristica? Però adesso c'è una gara con l'Avellino, il pubblico dovrebbe tornare vicino, incitare. Ma il pubblico c'è sempre stato, Enrico. Il pubblico c'è non sempre stato. Non è vero. Sono state delle situazioni. I dati oggi ci dicono che la situazione sta... dei presenti e ci può stare. Allora vogliamo dire che questa presa di posizione, ma manca il calore proprio, questa presa di posizione della curva nord potrebbe aver portato anche qualche risultato. La curva nord prende posizione, o no, ti assicura un numero costante di presenze, manca tutto il resto. Tu oggi hai 5.000, 6.000 affezionati che ti vengono. E comunque quello è lo zoccolo duro. È lo zoccolo duro, quello è, quello rimane, anzi si abbassa pochino, ma si abbassa sempre più. Ma è normale anche quello, perché veniamo da quest'anno che è figlio dell'anno scorso, che è figlio di 2 anni fa, e quindi è inevitabile. Massimo, dopo la partita del Lanciano, che non è stata una grande partita, finita bene per noi, i giocatori sono stati richiamati dopo che tutto lo stadio si era svuotato ormai. E sì. Sono andati a parlare sotto la curva il tecnico con alcuni giocatori che rappresentavano la squadra. Io non so cosa si sono detti perché stavo tornando a casa, quindi. Però qualcosa si sono detti, perché la prova col Sassuolo è stata una bellissima prova. Intanto sono stati encomiabili i 100 tifosi che sono andati fino a Reggio Emilia per vedere una partita di Coppa Italia. Ogni trasferta, una partita di Coppa Italia. Ogni trasferta serve questa bandiera bianca-azzurro col cuore, fantastico, no? E poi ho visto sicuramente una squadra diversa a Vercelli. Con tutto quello che possiamo dire, il Vercelli ha impostato il gioco in un certo modo, insomma, il Pescara si è difeso, poi 4 belle occasioni. Un po' di ottimismo in più non guasterebbe. No, ma io ho visto una squadra, diciamo, un po' più concreta, un po' meno disposta a scherzare, diciamo, via. Quindi, Assessore Cuzzi, ci sono le premesse per fare un buon Natale? Poi il poker, chi ci gioca, chi non ci gioca, però... È il periodo, ormai si gioca tutto l'anno a poker. Con entusiasmo, va ricreato quell'entusiasmo. Pescara è una piazza esigente, lo sappiamo tutti. E quindi Angelo, però non ci hai detto le novità necessario. Di mercato intorno al Pescara. Tu stai in fermento con la tua attività. No, ma dai, è presto, nel senso loro, io credo che ci sia una rosa importante, una squadra importante. Faranno sicuramente qualche ritocco, io credo, per qualcosa di questa cosa di Schiavi. Se mi dà delle conferme, io penso che credo che sia qualcuno che abbia chiesto di essere ceduto. Sarà anche il momento di Maniero del rinnovo. Adesso ci sono questi giovani, che vanno bene. Mi auguro che rinnovino al più presto, sia prima di Natale, il contratto a Maniero. Ma non... Dipende dalle richieste che fa il giocatore. Siccome l'ho detto durante la pubblicità, non credo che sono talmente corretto che lo dico pure pubblicamente. Allora, qualunque richiesta, per come la penso io, poi lì ci sono Sebastiani, Iannasco, Pavone e Repetto che ne sanno certamente più di me. Se io fossi al posto del presidente, qualunque richiesta mi dovesse fare Maniero, gli direi: ecco la firma mia, firma qua. Preferisco rischiare in questo modo e non rischiare che praticamente da gennaio in poi Maniero si può accasare con chiunque e a giugno lo perdo a parametro zero in questo periodo. Ovviamente quando c'è il mercato si sente di tutto, perché molti tifosi sono anche preoccupati su un'eventuale partenza di Melchiorri, che ovviamente sarà una pedina di mercato, però
Beh, questo è l'altro rovescio della medaglia. Quando un giocatore emerge, è giovane, è del Pescara, è chiaro che ci può stare, che possa andare via. Ma d'altronde, ragazzi, io vorrei che i giocatori rimanessero tutti con la maglia biancazzurra. Ma sta società delle entrate pur deve averla. Con questo non è che sponsorizzo l'uscita di Melchiorre o di altri giocatori. Qualche entrata deve pure averla, no? Quindi è normale che a Pescara un giovane, se va bene, c'è la possibilità di poterlo piazzare in categorie migliori, in piazze migliori. Ma nessuno ha mai contestato le cessioni, quando la società ha fatto delle cessioni sensate. Certo. Massimo, nessuno... se si batte l'Avellino cambia qualcosa? Sì. Sì, assolutamente sì. Intanto torni a vincere in casa, il che non è poco. Intanto dai continuità, come si diceva prima, dei risultati, batti una squadra che secondo me è ostica, perché al di là delle difficoltà momentanee dell'Avellino, però è sempre una squadra che sta lì, una squadra estremamente complicata da affrontare, a noi ci ha sempre poi tra l'altro dato fastidio negli ultimi anni, per cui sì, secondo me cambia qualcosa, assolutamente sì, però la devi battere giocando in maniera caparbia. Davanti a un giocatore che è capace, occhio, che per 80 minuti non lo vedi e poi ti fa gol. Io penso Avellino, Castaldo, sì. Penso a giocatori che ha realizzato il 60% dei gol dell'Avellino, appunto, perché quindi ha fatto pochi gol l'Avellino, esatto. Il 60%. Io penso invece, però questo è uno che fa gol, chi ha pareggiato, questo c'è, no. Vabbè, ci interessa poco, sì, sì. Io penso invece che se il Pescara è in grado di impostare la partita con forza e aggredire l'avversario, che lo facesse. Se non è in grado, forse è meglio giocare di rimessa, perché perdere in casa con l'Avellino si tornerebbe Guzzi, nel Stiamo entrando nel periodo natalizio, voi come amministrazione avete già presentato le vostre iniziative, sì. Un bel Natale per i pescaresi, tifosi e non? Beh, sicuramente, abbiamo detto prima, abbiamo fatto tanto con poco, le risorse delle amministrazioni comunali sono sempre più esigue, poi a Pescara abbiamo una condizione un po' particolare. Però vengono sempre sti politici, Abbiamo cercato di fare il massimo coinvolgendo le eccellenze della città come il conservatorio, il liceo artistico. Ieri abbiamo fatto una bella iniziativa al mercato di Piazza Muzzi riqualificato, quindi ci stiamo dando da fare. Abbiamo fatto sì che durante tutto il mese di dicembre la città possa avere un'attrattività giusta e degna del nome di Pescara. Quindi voi avete fatto tanto con poco, il Pescara ha fatto poco con tanto, però, o no Massimo? Ma non lo so se... No. Per la forza, se ritenete questa rosa in grado di puntare a qualcosa di... Sulla carta quest'estate si diceva che questa era una rosa molto competitiva. Dicevamo anche che questo era un allenatore estremamente competitivo dopo la stagione scorsa. E pertanto... Quindi abbiamo detto una marea di... No, ma è normale che dispiace la situazione nella quale ti sei venuto a trovare adesso, no? Quindi prima si parlava proprio pochi minuti però fa, può darsi, no? Che il peggio è passato, così come l'anno scorso c'è stata una parabola discendente nel girone di ritorno, chissà. Dopo una vittoria 4-0 fuori, anche se ha ragione Enrico, devi essere ottimista. Ci devi mettere Francesco, un po' di entusiasmo. Io ho un umile parere che mi porto dietro da sempre e dico che veramente nel calcio, se, da un punto di vista di armonia, il buongiorno lo vedi dal mattino. Cioè tu quest'anno puoi andare ai playoff, puoi giocare meglio, puoi dare continuità di risultati, ma l'armonia di una squadra che inizierà a giocare bene, non penso, ma a mio parere modestissimo, non la vedremo né adesso né a primavera. Quindi è più ottimista Angelo, che ci ha detto prima, questa squadra armonica che giochi bene, cioè una stagione come obiettivo che si può dietro puntare ancora, no? A qualcosa di bello. Le altre non stanno correndo, non stanno correndo per le niente altre. Quindi io credo che è chiaro che col mercato di gennaio bisogna vedere anche le altre. Io credo molto nel Bologna, che sicuramente allungherà il passo da gennaio, assolutamente, il Livorno anche. Valerio, ultimo flash, c'è qualcosa che è arrivato dalla redazione di Forza Pescara? No, si continua sempre a disquisire su Brugman, Pasquato, sì. Va bene. Grazie Valerio, grazie. Andrea, chiudiamo anche con te. Enrico, le ultimissime da Avellino, praticamente oggi la ripresa degli allenamenti, non si sono allenati Bittante e Visconti, si è allenato Regoli, mentre potrebbe tornare a disposizione Schiavon, giocatore che manca
dallo scorso 19 di ottobre. Poi proprio in zona Cesarini sono arrivati due messaggi, Enrico, possiamo leggerli velocemente. Un saluto al grande Francesco Di Francesco: quando tornerai a seguire il Teramo e cosa ne pensi del campionato che sta facendo il Teramo? E poi vediamo, grazie a Domenico che ci scrive sempre, quando si è ridotti all'osso tra infortuni e squalifiche, alcune volte è meglio perché si ha minori possibilità di sbagliare formazione. Un po' di ironia. Quello che sosteneva prima Massimo? Questa è una frecciatina elegante per Baroni. Francesco, Teramo sta disputando un ottimo campionato, non tutti lo hanno capito a Teramo, però non tutti possono capire, insomma. Sono pronto a fare ripetizione a quelli che non vogliono capire o non capiscono. Fausto, stai diventando un po' più ottimista? Ci voglio diventare, speriamo di vincere sabato. Assessore Guzzi, per chiudere, che possiamo dire ai pescaresi? Io sono ottimista di natura, quindi mi auguro che i pescaresi possano essere ottimisti nei confronti di questa squadra che dovrà dimostrare già da subito di avere i numeri per fare un bel campionato. Del resto non vedo perché ci dobbiamo precludere un sogno. Il calcio è bello per questo, perché riesce a dare delle emozioni particolari, quindi siamo lì, gli altri non corrono, ce la dobbiamo mettere tutta per regalare un sogno ai pescaresi. Angelo, un colpo di mercato potresti farlo? Sempre più difficile questo mercato. Dai, questo è difficile, non ci sono soldi in giro. Però è abbastanza triste la situazione, dai. Poi dici che politici brasiliano si lamentano. Poi dici che politici si lamentano. Tristissimo, guarda, veramente. In attesa, Massimo, scusami, se mi ritardo, quando tornerai in televisione? Non ti abbiamo più visto. Quando mi inviti? No, nella tua trasmissione storica del giovedì. L'hai messa un po' in parcheggio? Sì, diciamo di sì, dai. Diciamo di sì. 3-2. Però quando... Ah, Sampdoria, vero. Ci dicono che è successo, Andrea? No, l'hanno annullato al Verona, quindi 3-1, manca un quarto d'ora, però a questo punto la Sampdoria. Quindi ti possiamo rivedere anche nel finale di questa stagione, dai. Forse, ma è difficile, dai. Grazie a Massimo Candelora, a Giacomo Cuzzi, assessore al Comune di Pescara, ad Angelo Arquilli, in bocca al lupo per il tuo lavoro che sta entrando nel vivo. Grazie a Fausto Perletti, a Francesco Di Francesco, grazie a Andrea Costantini e Valerio De Carlis, grazie a Maurizio Daguì. Ci rivedremo lunedì prossimo sempre alle ore 21. Grazie per averci scelto. Il campionato degli italiani.